Ah, velocissimi poi. Apri. Cosa nasconde la palla magica? Apriamo le palle. Com'è che lo chiamiamo? Ecco qua, la dieta di oggi. Con la cioccolata di One Piece. Questo manichino si è appena ascoltato Higher. Ascoltare anche voi. Finalmente il nostro Marco, facciamo la spesa con Marco Ferrara, guardate che meraviglia. Non puoi riprendere, hai visto? No, ma non ti riprendo. Non ce la faccio più a fare video come mio padre. No, basta, non ne faccio più, no, volevo fare un po' di riccanza. Oh, guarda che si può anche assaggiare, guardate quanti formaggi che c'hanno in Corea. Questo è tutto un supermercato di roba importata, c'hanno anche la burrata, guardate che riccanza. Tanto la riccanza è una parola che non ho mai usato a parte in questo video. La cioccolata di One Piece. Questa è coreana? Sai che ce l'abbiamo anche in Giappone? Sì. Questa ti sembra coreana, della Lotte? No, però vedi, è la versione coreana. Ah, ok. Non è come che sei preparato? Tutto è coreano. Perché Marco c'ha questa mania di volermi fare sentire scemo? Perché sai che io non parlo coreano e mi fai sentire come... Vabbè. E cosa devo fare? Devo parlare in inglese? Ah, allora. Che bella l'acqua, proprio bella da riprendere. Ecco qua la dieta di oggi. Ti mancherò adesso che torno in Giappone. Sono con Soul Mafia. Vai, fatti vedere là dietro. E adesso proviamo i gachapon coreani. Siete pronti? Beh, prendine uno a caso. Ti do 1000 yen, 1000 won. Ma quelli vuoi? Sono brutti. Prendine uno di quello che ti piace di più. Allora, devo dire che c'ho una grossa indecisione su cosa voglio. Allora, i gattini nella tazza sono carini. Questi sono quelli coreani. Vedete che hanno un po', proprio quel profumo un po' di tarocco. Cioè, questa tizia qua è uguale a quella, quella che è del tuo uovo di Pasqua. No, è quella di Monster & Co. Ti ricordo? No, no, è diversa. Lei è quella di Monster & Co, però tarocca. Ah, ok. Cioè, è tipo uguale, però è tarocca. Monster & Co kimchi. Esatto. Allora. Questo è tipo il Megazord coreano. Il Megazord coreano, bruttissimo. No, non è vero, è carino, dai, guardalo. Okay. Un po' bellissimo. Megazord tarocco, però... Sì, è un po' Power Ranger. Questi sono i Power Ranger coreani. No, i Power Ranger coreani che si chiamano... Guardate qua che bello. Kim Kim Kim. Bene, dai, allora non lo so, mi ispira o quello, però costa 3000, quindi non mi ispira più. Sono quelli di Minecraft. Ah, no, allora no. Direi questo, no? Mi sembra il meno peggio. Questo, dai, prendi questo. E quanto costa? 1000. Come si prende? Qua. Il numero 1 lo metti qua, per il numero 2 lo metti qua, per il numero 3, insomma. Ok, metti il numero 1 allora. Vedi come risparmiano. Poranza! Ah, velocissimi poi. Apri. Cosa nasconde la palla magica? Apriamo le palle. Sì, sempre una rompiamo, bella. Rompiamo questa palla. Oh mio Dio, è così bello che voglio fare tutta la collection. È quasi carino. No, dai, carinissimo. Questo è carino. Sì. Oh mio Dio, guardate che carino. Bene, così non devo neanche fare gli omiya, che regalo questo. Aprilo, dai. Qual è il verso del gatto in giapponese? Gna gna. Gna gna. In coreano? Sai che buono, lo so. Com'è che lo chiamiamo? Lo chiamiamo rosa. Pink. Pink, anche in coreano, e allora si deve chiamare pink. 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 Sapete, la Corea ha più suicidi del Giappone? E infatti hanno preso delle precauzioni. La rete antisuicidio. O magari per fare i salti in banco. Per fare i salti in bocca alla romana. Sì. Io devo andare al cesso comunque. Eccolo qua, al cesso. Guardate che meraviglia. Questo manichino si è appena ascoltato Higher. Andatevelo ad ascoltare anche voi. Trailer. Mirai e tu.
finisce qui il mio viaggio in Corea, questo piccolo viaggio che ho fatto. Ho visto tutte le parti più belle di Seoul, grazie mille Soul Mafia. Tra cui casa mia. Tra cui casa tua e il ristorante sotto casa tua, grazie davvero. E vabbè, salutiamo così la Corea, mi sono divertito tantissimo e tornerò prestissimo, quindi va benissimo. Grazie sempre per seguire questo canale. Comunque c'è una piccola sorpresa perché a breve verrà Marco a trovarmi a Tokyo, quindi potrete vedere anche Marco che visita il Giappone. Spero che vi sia piaciuto questo mio viaggio in Corea, spero che i video vi abbiano portato un sorriso e noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Grazie ancora per seguire questo canale, non sapete quanto significhi per me. Ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.